Ecco, gli altri interventi sono molto legati a questo. C'è l'intervento sul mondo fisico. L'intervento sul mondo fisico lasciato al mio personaggio è veramente grandioso, perché l'assoluta verità, proprio non maturata dal mio personaggio, mi ha messo in condizione di sapere oltre quella che era la mia educazione, perché io sono stato educato professionalmente come un architetto. Se tutto il resto io ho capito, non è stata per la mia capacità di capire, ma semplicemente perché nella storia della mia vita, mentre io accudivo a mia madre che mi aveva dato la vita e aveva bisogno del mio sostegno dopo di aver rinunciato a tutto il mondo per amore suo, la mia madre del cielo mi donava sapienza. È una costruzione lenta fatta in questo personaggio, così come un autore lo plasma mano a mano che lo scrive e lo descrive e lo rende capace, come se dipendesse la sua capacità dalle sue decisioni passate. Ecco, in questo modo io ho ricevuto questa verità che ora è parte di quella che io vi sto dicendo. È una pura acquisizione per dono, e essendo un dono che viene dall'assoluto, non è il frutto delle conquiste umane fatte finora. Certo, usa le conquiste umane fatte finora per collegarvisi e farle capire per dove vanno a finire, ma è un esercizio che, avendo insegnato a me il processo deduttivo da una generale legge che provenisse da quella fondamentale, arretrata fino al momento di avere, diciamo, da una circonferenza tutta risaputa, solo il punto nel quale io in quella circonferenza desidero andare procedendo nel verso opposto che dal centro porta alla circonferenza, io posso avere per ogni ricerca fatta dall'uomo il punto definito, presente e preciso su quella circonferenza al quale egli deve andare, perché altrimenti, se non riesce a raggiungere questa dimensione dopo che ha fatto questo percorso, gli manca ancora questo passo e non sa quale è compiuto. Ma accade qui che quando io dico: guardate che voi siete arrivati fino qui, ma è questo il traguardo cui dovete arrivare, quindi inevitabilmente quello che state cercando è questo, io mi sento dire: ma tu stai facendo della fantascienza. Perché? Perché la scienza non conosce ancora tutto questo, e tutto questo è lasciato alla fantasia, come se lo scibile umano dipendesse solamente dalla capacità di capirlo proveniente dal particolare verso l'universale e non anche provenendo dalle leggi generali. Se qui in mezzo, tra quel punto sull'orizzonte che è il nostro obiettivo, ai nostri passi fatti finora per raggiungere quell'obiettivo, mancano ancora i nostri passi, noi possiamo controllare anche oggi se siamo in linea per raggiungere quei passi. E quando io li dimostro dicendo che guardate che il punto che voi traguardate, verso il quale state andando, è questo, mi dicono: tu stai facendo della fantasia. Come se l'uomo oggi esercitasse una ricerca indiscriminata e non sapesse ancora che cosa sta cercando. Come se Einstein, mentre cerca la relatività generale, non sapesse verso che cosa la sua ricerca, pur essendo generale, stesse puntando. Ma è evidente che se sta cercando una relatività generale, sta andando proprio verso la assoluta relatività che esiste tra i due mondi, quello di una crescita in un verso visto nella materia e nell'elettricità, e la decrescita nel verso opposto non vista ma saputa nella antimateria e nel magnetismo. Ecco, in questo modo si arriva proprio a confermare che questo nostro mondo
non è solo nella dinamica che è vista, ma anche in quella uguale e contraria. Quindi, quando l'uomo scientificamente crede in assoluto nella evoluzione della vita e ignora che questa evoluzione appare sulla base di una devoluzione, è un uomo che è ingannato perché crede che esista un divenire delle cose, mentre invece esiste solo un essere delle cose, proprio come diceva all'inizio dell'esperienza filosofica Parmenide e Zenone di Elea, quando affermavano l'essere e dicevano che il divenire era solo un modo di apparire di tutte le cose che erano in essere. L'uomo, partendo da quel momento, in un certo senso ha ignorato l'essere delle cose e si è appoggiato solo alla fede nel divenire delle cose, tanto che le cose sono e poi nell'attimo successivo non sono più quello che erano prima. E in questo modo, in una vita intera, l'uomo crede che è vero solo l'attimo fuggente che esiste e che è fatto di niente, tanto esso è fuggente. Come se questa vita umana a questo punto fosse fatta di niente. No, la vita umana è fatta da tutta la vita, da tutto il fiume che parte dalla sorgente e arriva alla foce. Ed è un flusso visto perché un punto soggettivo parte dalla foce, risale verso la sorgente e in conseguenza di questo movimento dello spirito vede l'acqua scorrere dalla sorgente verso il mare, come Gesù spiegò esattamente a Nicodemo attraverso il flusso di questa acqua che riguardava proprio quella dinamica del flusso dell'esistenza raccontato da Eraclito. Ecco, l'uomo ha creduto vero quello che diceva Eraclito, ma questo è il mondo solo dell'apparenza e dell'apparenza unilaterale ottenuta in base all'altra opposta apparenza. Sono vere tutte e due e dicendo questo non sono veramente vere né l'una né l'altra, perché i due divenire uguali e contrari interagendo tra loro tolgono di mezzo il divenire del film della vita e ne dimostrano esistenti tutti i singoli fotogrammi di tutta la vita. Il fotogramma che comincia con la sorgente è quello che presenta il flusso al termine, quando il fiume va a finire in mare. Ecco, la vita ha presente tutti questi flussi, tutte queste sezioni e risulteranno alla fine come la vita fatta proprio come un progetto di vita, la cui dinamica è solo quel frutto di un apparire cinematico, trasformistico come quello che accade visto nel cinema, perché ha un fotogramma, ne mostri subito dopo un altro uguale e contrario, tanto che è messo in atto un apparente movimento di quello che era prima, tanto che tu puoi arrivare a credere che una suora che era votata a Dio nel monastero subisce l'aggressione di energumeni che entrano nel convento e costringono al male quelle donne votate a Dio, e tu puoi arrivare a Dio, ma Dio dov'è se consente questo divenire? Ma non consente assolutamente niente di tutto questo divenire, perché c'è solo una sovrabbondanza dell'essere, perché c'è un essere fissato nelle suore che sono lì in quel convento, e poi c'è un essere in più aggiunto che prevede anche la novità aggiunta
e non sostitutiva della presente, in cui ora ci sono le suore violentate da questi energumeni. E per quale motivo? Per ottenere del bene anche da questa nuova situazione, perché il risultato sarà visto poi e saranno delle nuove vite che saranno nate da una terribile violenza, ma essendo vita in se stessa sono ancora una possibilità di bene. E a questo punto tutti i fotogrammi della vita, tutti quanti sono destinati al bene, perché configurano delle situazioni immobili, senza alcun divenire in se stesso, perché tutto il film non diviene mai, ma sono vivi, fissati nel tempo, bloccati nella loro collocazione spazio-temporale, tutti gli istanti unitari della vita, tanto che il divenire in assoluto non esiste. E senza divenire, come può accusarsi Dio di far divenire, di far avvenire il male? Anche in questa intima struttura e sovrastruttura della vita, Dio interviene semplicemente creando una moltiplicità infinita di fotogrammi tutti volti al bene, in una opera che è proprio un bel cammino avventuroso, in una lettura di tutto questo disegno fatta per punti, fatta in un andamento lineare, tanto che proprio come nella lettura di un libro lo spirito possa vedere e assistere a una vita. Noi leggendo il libro ci rendiamo conto esattamente di cosa sta accadendo in noi stessi. Noi vediamo quello che è scritto nel libro, ce lo figuriamo. Nella nostra vita reale, di fronte al nostro modo di reagire, lo vediamo, lo figuriamo in modo reale. E la vita è la stessa cosa, la lettura del libro essenziale che Dio ha dato a ciascuno di noi. Noi siamo lettori di questo libro e non lo stiamo scrivendo. Ma per poter leggere un libro bisogna prima che il libro sia scritto e sia descritto. Ecco, all'interno della fisica, quindi, ecco apparire l'esistenza di entrambi i mondi, quello reale e quello immaginario, quello che, essendo immaginario rispetto alla realtà, trascende la realtà, come se la realtà dipendesse dall'immaginazione. Ed è proprio così, perché è immaginario che esista la devoluzione di tutto ciò che è in atto. Perché, non essendoci il divenire, non esiste in verità né la evoluzione né la devoluzione. Esiste solo la lettura di tutti questi fotogrammi dell'esistenza, che può essere fatta nei due versi, uno che comincia dal primo fotogramma verso l'ultimo e l'altro che comincia dall'ultimo fotogramma verso il primo. È solamente se io sposto tutti i fotogrammi verso il punto che li legge, è solo se io attuo questo vai e vieni tra il soggetto che vede e le cose che sono viste, che io posso avere l'apparente apparenza, scusate la lotta tra le parole, di una vita che sembra divenire. Quindi ecco i due mondi, e questo mondo dipende da quell'altro. È la realtà che dipende dal mondo immaginario e che devolve verso la sua unità. È la dipendenza chiara, immediata di tutto dal nostro cervello, che è l'arbitro assoluto di tutta la forma assunta dal mondo. Come potremmo credere in un mondo veramente reale quando per acquisirlo noi usiamo i cinque sensi e ciascuno di essi è piegato alla assunzione di forme da parte dell'immaginazione del nostro spirito?
poiché noi percepiamo luci, colori, eccetera, soltanto dando forma, creandole queste forme, come idea, perché il mondo non ha luce, non ha colore, non ha nulla di tatto o di vista o di udito. Tatto, visto, udito, i nostri cinque sensi sono i nostri, ed è attraverso questi nostri sensi che noi diamo una parvenza di esistenza al mondo. Se noi a un uomo togliessimo i cinque sensi, egli non si accorgerebbe più nemmeno di esistere, perché non potrebbe essere in alcun modo toccato da noi stessi. Eppure noi invece abbiamo un mondo interiore, perché se chiudiamo gli occhi, non ascoltiamo niente e rimaniamo soli con noi stessi, noi ci accorgiamo che dentro di noi c'è la presenza di un io che pensa. Ecco, il pensiero noi non lo elimineremmo nemmeno nella mente di uno a cui fossero tolti via tutti i suoi cinque sensi, solo che poiché noi siamo abituati a articolare i sensi con elementi relativi che ci provengono dalle esperienze reali, ossia dalla lettura di qualcosa, non avremmo questo qualcosa in base a cui poi pensare e saremmo anche ridotti a un essere che è assolutamente indeterminato, perché noi in questo mondo reale siamo reali in base alle singole e unitarie determinazioni. Se mancano le determinazioni nel nostro spirito, quelle che vengono attraverso i cinque sensi, noi al buio del nostro io non saremmo in grado nemmeno di pensare. Lo siamo oggi sulla realtà di una memoria di quello che abbiamo visto, udito, sentito, toccato. Ecco, riandando al mio contributo nel mondo fisico, vediamo che dunque ci sono delle fedi oggi nell'evoluzione, nel mondo che va in avanti, e credute solo valide di per sé, che vanno osservate all'interno di quel complesso di azione e reazione che, posta una cosa in essere, la contraddice. Noi dobbiamo assolutamente contraddire questo mondo se vogliamo capirlo nella sua verità assoluta. Contraddire questo mondo in assoluto significa andargli contro. E quindi capite benissimo quando Gesù diceva: se tu vuoi vivere veramente e ci tieni a vivere, devi morire a te stesso. E l'uomo non capisce come possa vivere se muore, ma solo se l'uomo annichilisce questo modo fondamentale di credere nella sua evoluzione e crede nella anche devoluzione, soprattutto devoluzione, che è posta alla base della sua apparente vista evolutiva, solo se l'uomo contraddice tutto quello che vede in realtà oggi, deve proprio fare un ragionamento generale che rovescia ogni comune senso di quello che è giusto, buono e santo. Perché l'uomo, affidato alla sua logica, vede giusto agire con la forza. La forza espressa proprio in termini culturali dalla cultura dell'uomo, quella ideale a cui ha fatto ricorso la provvidenza, è stata proprio quella di Roma e l'impero romano, che poi è diventato l'impero romano di Gesù Cristo, che è stato ucciso da Roma. Ma stranamente poi Dio è chiamato Amor nel suo Spirito Santo dal Santo che dice che lo Spirito Santo, se ha un nome, è il nome di Amor, che guardate caso, non a caso, è il contrario proprio di Roma. Ora, noi, anche la lettura dei nomi, anche la lettura di tutto quello che noi abbiamo, dovremmo farla al contrario per arrivare a capire il suo senso reale e profondo. E allora saremmo veramente stupiti, perché ci accorgeremo, per esempio, che Gesù
si riduce a usus e ge, usa e getta, che Maria si riduce a un ai ram. E se pensate che ram possa essere romano Amodeo, è la vera essenza che ha Maria è Ram, e riconduce a quella essenza profonda che io sto dicendo come il compito assoluto e fondamentale della mia vita. Ma non vorrei anticipare questo aspetto nel metafisico, perché ci sono proprio tutte le funzioni nel mondo fisico della scienza e che sono ancora non conosciute oggi, per esempio come l'unificazione della fisica. L'uomo cerca di andare all'unificazione della fisica, però l'unificazione che è collocata qui non c'è ancora arrivata. Ma se l'uomo sta cercando l'unificazione della fisica, secondo voi dove deve puntare, se non sull'unificazione della fisica? Se l'uomo cerca di andare all'unificazione, deve andare all'unificazione della fisica. E quando la fisica è unificata? Quando? Ma come e quando la fisica fu unificata? Fu unificata dai francesi 200 e passa anni or sono, quando dissero che tutte le unità della fisica dovevano essere unificate sul ciclo 10. Ecco dove dobbiamo andare nella unificazione della fisica. Dobbiamo andare a riscoprire che se il ciclo di una massa è 10, significa che quella massa che è presente come una massa ha poi successivamente 9 fotogrammi in cui quella massa, diciamo, cade di uno ogni volta liberamente accelerando, perché è entrata una forza uguale all'energia che la accelera 9 volte, perché la prima volta quella forza e quella massa esistono a livello di conservativo, a livello di essere quello che è. Secondo il primo principio della fisica, la forza interviene quando entra e subentra una forza che la accelera e le fa compiere 9 volte l'accelerazione di quella massa. E allora l'energia e la forza devono essere 9 tutte e due. A questo deve puntare l'unificazione della fisica. Perché se non si rende conto dove sta andando, mentre deve andare all'unificazione, e l'unificazione fu fissata proprio con il ciclo 10 dato ad ogni unità, è un cieco che cammina e brancola nel vuoto, cerca l'unificazione, ma non sa dov'è questa unificazione, non sa cos'è questa unificazione. Sono 100 e passa anni che l'uomo sta cercando di ottenere l'unificazione della fisica e non sa come fare per ottenerla. Ma se l'uomo vuole ottenere una cosa, deve puntare su quella cosa. Puntare all'unificazione in un contesto in cui ogni cosa è unificata e esiste nel ciclo 10 significa puntare sul fatto che una massa in assoluto, quando è libera in modo lineare, si muove di 9 volte. E allora il valore assoluto della C2 deve essere 9, se il valore della massa è 1. Perché? Perché l'energia deve essere 9, deve essere il prodotto 1 per 9, deve essere quel prodotto tra una presenza totale di una onda materiale compresso ammassata, che è espansa ammassata, scusate, che è espansa come 3x3 ed è ammassata, unitariamente ammassata, come 3 diviso 3. La nostra onda, che è espansa come 9 e ammassata come 1, ha un valore totale di 9 più 1 uguale 10. Questo è il traguardo, il punto obiettivo che l'uomo deve perseguire se persegue l'unificazione. Se non persegue l'unificazione ma cerca quello che vuole, e allora può accettare benissimo la validità dell'energia totale di una massa data dalla relatività generale di Einstein, che poi non è la totalità di una massa, perché questa massa non esplode,
questa massa, quando esplode, diciamo così, sia in un verso C, la velocità della luce, sia nell'altro verso, l'altro C, tanto che C per C fa C2, quando questa massa esprime linearmente secondo C2 solo nel flusso, trasla in assoluto. È una massa che esplode solo in una direzione di una materia che è ammassata in tre linee e non in una sola. Allora, come può essere la relatività generale di Einstein, quella formula che dà tutta l'energia di una massa? Certo, è tutta l'energia di una massa quando quella massa si conserva come massa e può traslare alla velocità assoluta, nel flusso assoluto elettrico e magnetico, C2. Ma a questo punto non esplode, e non esplodendo non ha tutta l'energia di una massa che non solo esplode in una direzione, ma anche in quelle due del piano elettromagnetico. E quindi a questo punto l'obiettivo e il ruolo della mia vita, per questa verità calatami dall'alto e non frutto della mia capacità, perché io da architetto non potevo essere così bravo e così capace da arrivare a capire quello che l'uomo sta cercando da 200 anni, l'unificazione di una fisica, e non riesce a trovarlo. Io così bravo, ma per carità, il mio personaggio non ha alcun merito. Paperino non ha alcun merito di essere Paperino o Pippo o Pluto. Che merito volete che abbia una figura che deve la sua totale consistenza solo al disegnatore di questo cartone animato? Io, nella mia essenza profonda, non sono, ma così come me, tutti quanti voi, non sono il personaggio. Io sono l'autore, per come si è calato nel relativo solo di questo personaggio. Io sono Pippo, Paperino, Pluto. Io sono Gamba di Legno. E non ho meriti particolari io se sono un genio apparente della fisica, il massimo genio possibile di tutti i tempi, perché è arrivato a capire quello che non hanno capito tutti i filosofi, è arrivato a capire quello che ancora non hanno capito tutti gli scienziati. E chi dovrei essere? Troppa genialità per appartenere a una figura vera e reale che fruisce dei traguardi raggiunti attraverso la sua capacità, la sua meritocrazia. Ma quale merito volete che possa avere un architetto che non ha basi scientifiche di fisica, se non quelle imparaticce con un semplice 18 avuto quando io ho studiato al Politecnico anche fisica? Le mie cognizioni, le mie basi sono talmente modeste, talmente insignificanti, che io sono un analfabeta della fisica. Faccio fatica a essere capito dai fisici, perché anche il modo con il quale io mi esprimo sono modi talmente inculturati rispetto a tutto che io sembro un estremo presuntuoso a chi crede però che quello che il personaggio fa è merito del personaggio. Ma chi crede che Paperino abbia il merito di Paperino perché è lui che si fa i disegni per essere, è proprio uno che non ragiona, uno che non si rende conto della povertà che possiede ogni personaggio, della povertà in sé, dei suoi mezzi. Quando io vi dico che sono il più modesto che ci esiste nei confronti di se stesso come personaggio, dico la verità, perché non attribuisco il merito delle cose che dico alle capacità che io avessi, anzi ve le sto dimostrando, parlo anche ogni tanto, mi inciampo in quello che dico, ragiono e ogni tanto faccio dei ragionamenti che ritornano su se stessi, sono ripetitivi, sono pleonastici, sono ridondanti, forse potrebbero essere ridotti in un modo più sintetico, più bravo, più... ma Dio stesso vi sta dimostrando l'assoluta incapacità del personaggio di essere il vero costruttore delle cose che poi vi dice. È Dio che si è calato in una vera croce di un fisico estremamente capace nelle cose fondamentali che vi dice attraverso l'analfabetismo
formale che sta usando mentre ve le dice. E non c'è nessuna presunzione da parte mia di un credere che io stia usando il linguaggio giusto, proprio quello calzante, che va lì a distinguere tra ciò che è opposto, tra ciò che è contrario, tra ciò che esiste come la differenza tra meno 1 e più 1, invece quella che esiste tra 10 e un decimo. E l'uomo, nella sua capacità di leggere il dettaglio che diversifica quello che è opposto da ciò che è contrario, da tutte le altre forme di diversità espresse tra il contrario e l'opposto, io sono talmente essenziale che sembro veramente così incolto come chi parli di albero a uno scienziato che invece vuole sapere quale albero. Ma perché parli di un albero? Cos'è? Un pino o un albero di fico? Perché se tu non riferisci il tuo ideale a quello che è il termine giusto che noi occupiamo, tu sei impreciso. Ma io non sono impreciso, io sono essenziale, la verità che io vi dico è essenziale e vale per tutte le qualità di contrapposizioni. Se opposto è un albero di fico, è contrapposto è un altro albero, inverso è un altro albero, io invece li metto insieme tutti quanti nell'albero, ossia nel concetto essenziale che c'è, ma che assume tutta la differenza delle forme, tanto che nel linguaggio che voi fisici usate avete una ricchezza di flora e di fauna, di particelle e antiparticelle, di quark e di altre cose, che poi sono semplicemente il dettaglio, tante volte, di una sola essenza che assume tutte le forme. Ed è così veramente, perché in assoluto tutto quello che voi vedete così differenziato non è altro che la contrapposizione tut kurt tra l'essere e il non essere, tra uno e zero. Questa è la sintesi fondamentale, essenziale della nostra esistenza del mondo binario. E se voi mi arrivate a dire che se mentre io cerco di mettere in risalto questo aspetto assoluto sono incolto perché non conosco quello relativo alla vostra ricerca minuziosa, e io vi dico che io mi sto esercitando in una forma che possa essere per la vostra il controllo epistemologico, perché i miei discorsi nascono da ciò che è generale e arrivano verso ciò che è particolare, e dovete farvi aiutare, perché io sono più capace di capire ciò che è fondamentale di quanto non siate capaci voi, che ancora non sapete dove andate. Perché se andate a cercare l'unione della fisica e non sapete dove dovete cercarla, io ve lo dico venendo dall'altra parte, dove la cercate l'unificazione se non nella unificazione? E allora a questo punto vi ricordate o no che l'unificazione è stata decisa 200 anni fa, quando uno è stato visto per ogni unità di presenza fisica nel ciclo 10? E vi rendete conto che uno, presente come una massa, si espande totalmente nel suo ciclo solo attraverso l'azione di 9 forze di accelerazione, che diventano 9 energie? Se voi non lo fate, non vi fate aiutare, perché vedendo le parole di uno che sembra non avere il vostro stesso linguaggio, non siete capaci di superare il vostro limite. E allora il limite non è il mio. Ma il mio povero personaggio non ha merito di quello che fa, e Dio non vuole che appaia nemmeno che abbia questi meriti, per cui mette in mondo la conoscenza suprema della verità scientifica in uno che è incolto di fisica, tanto che è un architetto, però tendenzialmente è più capace di valutare cosa sia lo spazio, cosa sia la prospettiva, e noi il mondo lo vediamo in prospettiva, non lo vediamo con un bilanciamento perfetto e uguale tra la materia e l'antimateria, perché noi rappresentiamo le due cose in una maniera prospettica decimale,
perché assegniamo alla unità dello spazio il valore 10, all'unità del tempo il valore decimo, e quindi noi esprimiamo l'onda spazio-temporale come un 10,1, che poi diventa 11,1 se poniamo in essere l'esistenza del ciclo 10, perché 10 in assoluto è un qualcosa che è assoluto e non esiste a meno che non diventi 1 anche nel suo valore unitario, e quindi diventa 10 unità, e quindi 11. E quindi 11,1 rappresenta la Trinità di Dio, che ha il Padre come 10, il Figlio come decimo e quell'uno come lo Spirito Santo. E io, in questa mia capacità ricevuta da Padre, Figlio e Spirito Santo, a farsi capire in termini reali, oggettivi, concreti, e vi dico che la Trinità di Dio è quella centralità dell'essere, espresso per numeri, che vadano da più infinito a meno infinito, come 11,1. Ma 11,1 è una linea inclinata, perché abbiamo che da una parte c'è il 10 e dall'altra parte c'è il decimo. E noi, così facendo, vediamo tutte le cose in prospettiva. Noi non vediamo un'onda così. Vediamo un'onda inclinata in questi termini qui, perché da una parte l'alto dell'onda si esprime come 10 e dall'altra parte si esprime come decimo. Se noi vogliamo rappresentare solo l'alto dell'onda, dobbiamo trascurare il basso dell'onda. Se l'alto dell'onda è la materia e il basso dell'onda è l'antimateria, non possiamo considerare l'intera onda reale che noi valutiamo nella sua massa equilibrata quando andiamo a pesare una particella. Dobbiamo renderci conto che stiamo avendo una prospettiva, ossia una visione inclinata ancora una volta, tanto che l'unità sia data da un multiplo di sottomultipli dell'unità. E ci accorgeremmo, allora, in quel caso, che noi stiamo facendo un enorme errore quando valutiamo la quantità di massa materiale della particella come 9,10938976554, e quando questo valore è la percezione totale materiale più antimateriale di questa linea inclinata, che nel punto centrale dell'equilibrio, che noi però vediamo in prospettiva spaziale, spazio-temporale, quella che un architetto può arrivare a capire, un fisico no, se noi arriviamo a capire, dobbiamo renderci conto che tutte le valutazioni che finora hanno fatto gli scienziati a proposito della massa materiale sono tutte sbagliate, perché loro, vedendo anche i decimi, ossia la parte inversa, hanno pensato che l'aggiunta dei decimi portasse a una migliore definizione e invece sono andati con ciò a corrompere il valore dell'alto dell'onda aggiungendoci anche il contenuto di basso. Se l'alto dell'onda era 10, il basso dell'onda era un decimo, loro hanno considerato che 10,1 fosse tutta l'onda alta. Capite bene che quel 0,1 che ci aggiungono, che rappresenta il decimo, è l'errore aggiunto e non la migliore definizione aggiunta. E a questo punto vi rendete conto che noi stiamo sbagliando, anzi voi state sbagliando, voi fisici, tutte le determinazioni delle unità della massa, perché tutta la massa che voi cercate non è quella del prodotto materia-antimateria, è quella o di materia o di antimateria. E allora, se voi cercate l'energia positiva, per esempio nella costante di Planck, voi vi dovete fermare alla parte intera, perché la parte decimale misura la parte sottomultipla dell'unità, che è funzionale a rendere un numero superiore a 1 il valore 1. E qual è il valore 1? Qual è il valore che equilibra quello che voi state percependo, però in questi termini, così? Qual è quel valore? È il valore
della dimensione 10 elevato a meno 35 joule per secondo. E vi rendete conto che esattamente c'è qualcosa che ancora non avete capito nella unificazione. Perché ancora una volta, se voi cercate di unificare veramente le masse, dovete unificarle. E allora vi renderete conto che 1 è uguale al rapporto n su n, in cui l'n sopra è materia, l'n sotto è antimateria, ma se voi state percependo realmente questo 1, lo percepirete come il rapporto tra materia e antimateria, ma non lo vedrete se non lanciato nel tempo, per cui lo vedrete come un'onda che mostri una cosa dopo quella uguale e contraria, tanto che voi avete prima l'aspetto materiale e poi quello antimateriale, prima l'alto dell'onda e poi il basso dell'onda. Avrete tutte e due, avrete l'unità di una unità della fisica presente come un'onda. Ma a questo punto voi dovete andare all'interno dell'onda, perché l'onda è complessa, è fatta di alto e di basso, come di materia e di antimateria. E se voi preme solo la materia, dovete togliere di mezzo la parte decimale, che è l'espressione solo dell'antimateria. La parte decimale, ripeto, a quella dimensione riferita alle dimensioni unitarie della fisica, che è proprio unitaria quando materia per antimateria, ossia multiplo per sottomultiplo, si moltiplicano tra di loro e determinano l'unità. Ecco, questo che io vi ho espresso come l'unificazione della fisica è stato un dono reato dalla provvidenza a un personaggio incolto che vi consente di unificare la fisica. L'altro dono, quello reale, è quello della energia pulita che l'uomo sta cercando, l'energia atomica della fusione dell'atomo di idrogeno. E anche qui abbiamo una questione legata a quello che è uno. Tutto quello che riguarda me è una questione che riguarda quello che è uno. Uno è trino. L'atomo di elettrone, l'atomo di idrogeno ha una sola particella. In realtà ha una particella, ma anche un'antiparticella che noi non vediamo. Quando poi queste due, diciamo, orbite, che è come se fosse la prima il cerchio alto di una clessidra, la seconda il cerchio basso di quella clessidra, e poi c'è in mezzo la clessidra con i due cerchi, uno sopra e l'altro sotto. Poiché abbiamo queste due clessidre che sono tenute insieme in un punto facilmente demolibile, e abbiamo che si scindono, ecco che ci appaiono uno come l'idrogeno normale e l'altro come un semplice protone, perché di questo protone noi riusciamo a cogliere solo il nucleo e non l'orbita che sta sotto, che è della particella antimateriale. Per cui anche in questo caso la particella della qualità che noi chiamiamo idrogeno è una particella e un'antiparticella. Le presentiamo normalmente divise come idrogeno e come protone, e sono invece unite in quel deuterio che presenta ancora, diciamo, l'intera clessidra che non si è ancora smontata. Quindi se noi dobbiamo avere tutti e due i campi, noi dobbiamo ricorrere al deuterio, che è la forma in cui la particella e l'antiparticella ci sono entrambe, ci sono tutti e due i campi, perché noi per fondere qualcosa in un tutt'uno dobbiamo fondere una unità che comprende sia la materia sia l'antimateria. Quindi dobbiamo partire dal deuterio. E a questo punto, analizzando soltanto un'orbita di una particella, ma il discorso è simmetrico rispetto all'altro dell'antiparticella, noi ci rendiamo conto che nel tempo di un giro essa compie un piano.
non esattamente un piano, perché forma una piccola ellisse. Tale che poi conduce al piano che è visto ruotare a una velocità molto più grande rispetto a quella con cui noi captiamo realmente questo oggetto, perché il nostro tempo unitario è la durata di un secondo, e quindi noi in un secondo vediamo praticamente una sfera quando realmente andiamo a fotografare la particella dell'idrogeno. Perché vediamo il piano che gira. Nella nostra realtà, che è impostata sulla durata di un secondo, se noi cerchiamo di mettere in movimento, ed è il movimento reale, quindi lento, del nostro tempo, le due particelle, abbiamo lo scontro tra due sfere. E noi per compenetrarle abbiamo solo due modi. O le lanciamo una contro l'altra, nel tentativo che dinamico fatto scagliandole alla velocità della luce, e quindi l'uomo sta cercando la via termica, per cui con il calore e la velocità dovrebbe riuscire a sbattere tra di loro le due sfere, tanto da incastrarle. Ma non ci può riuscire, perché va contro alle leggi della natura. Ma se noi usiamo il magnetismo per polarizzare le rotazioni del piano, queste rotazioni qui, e creiamo un campo magnetico nel quale la linea di flusso è legata a tener conto dell'orientamento nord-sud, tutte queste circonferenze che nel mondo reale girano, e quindi essendo rotazione di elementi elettrizzati come l'elettrone o il positrone, determinano campi magnetici nell'asse della rotazione, quindi sono realmente soggetti che possono risentire di una polarizzazione di un campo, ma nel nostro mondo reale sono assi di rotazione che sono tutti possibili. E di conseguenza, quando noi li lanciamo uno contro l'altro, sono estremamente incoerenti. E noi dobbiamo metterli in regola tra di loro. Se creiamo questo campo magnetico, costringiamo tutti gli assi della rotazione dei piani a tenere conto dell'orientamento nord-sud che noi abbiamo. Di conseguenza, certo che girano sempre a una velocità superiore a quella nostra reale della nostra osservazione, però girano sempre avendo, diciamo così, lo stesso orientamento reciproco tra di loro. Abbiamo fissato la rotazione relativa e quindi la vibrazione che a questo punto determina attraverso la pressione lo sbattimento delle particelle l'una contro l'altra. Quando incontra un disorientamento, poiché la rotazione è molto più lenta di quella che è la rotazione della particella, noi abbiamo che questo tentativo incontra non una particella, ma una circonferenza, un'orbita intera, quindi è come se trovasse un cerchio, un altro reale cerchio, e non possono compenetrarsi, a meno che non siano così. Se sono così, i due cerchi possono, visto che sono di uno spessore quanto l'elettrone, possono sfinarsi uno sull'altro. Ecco, se noi abbiamo creato un orientamento di questo tipo, visto con l'asse, diciamo, polarizzato come il nostro asse della vista, se girano tutte quante così, sbattono e non riescono. Però se sono così, possono rovesciarsi e slittare l'una sull'altra. Quando succede che slittano,
si ritrovano con l'elettrone che è nella stessa posizione e quindi esercita una spinta. Non possono perdere l'asse del campo polarizzato, allora l'unico movimento che gli rimane da fare è questo. Ed ecco che a questo punto abbiamo ottenuto la realizzazione dell'atomo di elio, in cui due particelle ci sono e girano però su piani perpendicolari tra di loro che non si danno alcun fastidio, e però proprio come due scapoli, che due single che occupano due case che si sposano e occupano una casa sola e si ritrovano in condizione di poter vendere una casa facendo soldi, così fa la natura. Quando due particelle che occupavano due spazi identici si mettono assieme in uno spazio solo, l'altro spazio si annichilisce in pura energia che viene rilasciata. E quindi abbiamo la produzione di energia pulita, non più radioattiva. Ora, quindi, le due componenti per fare questo sono semplicemente la creazione di un campo magnetico di una certa possibilità, una determinata pressione che eserciti il dovuto forza per far compenetrare tra di loro i due piani, e creare impulsi, perché dopo un primo impulso tutti i piani che erano, diciamo, per caso, capita una volta su 360 gradi con lo stesso orientamento, perché la particella occupava nella stessa fase, quando tutti quanti hanno reagito non ce ne sarebbero più, ma togliendo di mezzo quel campo magnetico tutti gli atomi si rovesciano, si mescolano un'altra volta. Con un impulso successivo noi realizziamo un nuovo orientamento e abbiamo ancora tutte le possibili presenze dell'orientamento. Abbiamo ancora altri atomi che sono orientati nello stesso modo e che possono nuovamente compenetrarsi. Ora, tutto ciò non è creduto vero dalla fisica, perché dice la scienza corrente che non è vero che gli elettroni orbitano. No, essi sono in un orbitale e non in una orbita, perché compaiono in un punto dell'orbita, poi in un altro punto a caso, e quindi, poiché è il caso che determina la posizione dell'orbita, questo movimento qui, che è determinato da una posizione fissa dell'elettrone, non è possibile. E qui i fisici, ancora una volta, denotano la loro incapacità di capire che quando un intero sistema rispetta le stesse forze, lo stesso campo, non esistono gli spostamenti relativi. Quando, per esempio, una navetta spaziale sta cadendo tutta continuamente verso la Terra, ma grazie al fatto che ha una velocità tangenziale tale che non la fa fuggire, ma la piega semplicemente verso la Terra, e non arriva mai a cadere perché assume un equilibrio tra la componente centripeta verso la Terra e centrifuga data dalla tangente, quindi abbiamo un'orbita. Questa orbita non è altro che una continua e libera caduta di quell'oggetto avente quella velocità verso la Terra. Quindi quella navetta sta cadendo sempre verso la Terra. Allora non c'è nessun motivo che una matita che uno che abita la navetta mette davanti al suo naso, cadendo verso la Terra, cada con maggiore velocità di quanto cada il corpo di quell'astronauta, se tutto sta cadendo alla stessa velocità verso la Terra. Noi abbiamo che in quel campo relativo
non esiste più una velocità relativa tra tutto quello che sta accadendo simultaneamente. Allo stesso modo, quando noi vediamo un elettrone con un altro elettrone, non possiamo vedere un elettrone che è più veloce dell'altro elettrone. Come quando siamo su un'automobile e c'è di fianco a noi un'altra automobile sull'autostrada che viaggia alla stessa velocità, sembra che sia immobile verso noi, perché procede alla stessa velocità. Noi non possiamo vedere la velocità relativa. Di conseguenza, poiché il nostro mondo noi lo vediamo sostanzialmente attraverso gli atomi e le particelle, noi non possiamo vedere le velocità relative delle particelle tra di loro e quindi non possiamo andare a vedere un elettrone che orbita grazie a un altro elettrone. E proprio come è visto poi realmente nella navetta, in cui quella matita che abbiamo lasciato lì, pur cadendo sulla terra assieme al mio corpo, non rimane perennemente lì, comincia a fluttuare nello spazio occupando tutte le posizioni, esattamente come una particella apparentemente fluttua in tutte le posizioni della sua orbita, apparendo di qua e di là a caso. Ecco, se la fisica non arriva a capire che quando vede l'onda e la vede nel suo alto e basso, è la stessa circonferenza che stavolta sta vedendo di lato, e allora la vede tutta realmente fluire in alto e basso, perché ha perso la visione della circonferenza che è stata messa di taglio e quindi vede solo la proiezione ortogonale così, quando sta vedendo l'onda non sta vedendo altro che la particella vista lateralmente. E a questo punto vede esattamente che l'alto è uguale al basso. Mentre invece quando noi vediamo frontalmente questa particella e la vediamo in prospettiva decimale, come tutta la nostra prospettiva, la vediamo andare a fuga. Vediamo la presenza proprio di quella ellisse. Che fotografa il moto reale di un elettrone per come è rilevato nelle bolle elettrostatiche, e vediamo che la particella reale si presenta come una ellisse che termina in un punto che è la fuga reale della nostra visione della particella. Possiamo immaginare benissimo che oltre quel punto di arrivo la particella prosegua ancora nello stesso giro, però si espanda fino al punto da occupare nuovamente la circonferenza massima, e è a quel punto che noi ricominciamo nuovamente a vederla come il suo ritorno al centro. E in questo perenne movimento trasversale, visto come una ellisse, come una spirale, che va al centro e poi si allarga e poi va nuovamente al centro e poi si allarga, noi riusciamo a vedere solo la prima parte di questa spirale, non vediamo la seconda. Perché? È perché abbiamo assunto una percezione frontale di questa onda e staremmo assistendo a questo suo cerchio. Ma non lo stiamo assistendo, ma lo assistiamo nel tempo. E se l'elettrone è visto come una spirale continua, dobbiamo renderci conto che quella spirale è proprio la visione tridimensionale che va a fuga di una circonferenza. Quindi l'elettrone circola secondo una circonferenza che va a fuga, e lo vediamo fotografato proprio sulle bolle elettrostatiche. Ecco che i due elettroni, quando i due piani sono uguali, si ritrovano uno contro l'altro. Io sto suggerendo a tutto il mondo già da alcuni anni come ottenere l'energia pulita, però nessuno mi crede. Per quale motivo? Perché io sono giudicato uno che fa della fantascienza. Ripeto, perché la scienza arriva a questo punto e non si rende conto che alle stesse verità può arrivare anche dall'altro lato, tanto da capire dove va a parare, senza bisogno di compiere tutti i passi che ci portino verso quel punto di fuga che noi vediamo come il nostro obiettivo posto lì in fronte alla via,
quando mancano ancora dei passi a raggiungere quel punto. Noi non riusciremo mai a raggiungere quel punto, perché mancheranno sempre dei passi, però arriveremo a un punto in cui abbiamo veramente centrato l'obiettivo, anche se non lo abbiamo raggiunto. Io l'ho già centrato, ve lo indico, ma voi, non essendoci ancora arrivati, mi dite: ma non è così, non ci crediamo e non fate neanche le esperienze. E allora io confido nel fatto che la provvidenza presto o tardi mi metta a disposizione anche delle risorse economiche per fare esattamente e riprendere quegli esperimenti reali che già stavo compiendo nel 2002, quando quell'incidente famoso, il giorno in cui sparì il corpo di Cristo in chiesa e io rischiai di essere portato all'altro mondo, io fui salvato, il Cristo di legno no, a indicare che in sostanza la verità del Cristo storico di legno oramai era nelle risorse di un nuovo modo di presentarsi della verità, stavolta nella funzione assegnata al Padre e allo Spirito Santo, attraverso un nuovo soggetto che stavolta si sarebbe presentato povero, assolutamente povero, senza nessuna capacità miracolistica, altra capacità miracolistica se non gli apparenti miracoli della ragione, che vedendoli in un soggetto come il mio arrivate a dire sarebbe solo un miracolo se veramente noi riuscissimo a ottenere l'energia pulita così, perché non è scientifico, perché contraddice le nostre attuali credenze, perché ecco gli unici miracoli della scienza oggi presente e assegnate al mio personaggio sono quelli di una verità assoluta calata nel mio personaggio e di cui fareste bene a tenere conto, perché questo è il mio ruolo.